Procedere.
voce ad alternarsi. Si svestì e nuotò, poi si distese sul greto ghiaioso ad asciugarsi in una dolce rilassatezza. Si rivestì indolente e poi avvertì il ritorno del vecchio desiderio, il vecchio sogno di quando aveva 17 anni, che aveva confidato e molte volte ripetuto a un amico: mi piacerebbe camminare in una notte di primavera, sai, una di quelle notti che sono sempre calde fino all'alba. Sì, camminare con una ragazza, andare avanti per un'ora per arrivare in un posto dove puoi appena vedere e sentire qualcosa, salire a una collina e sedervi in cima, guardare le stelle, tenendo tra le mie la mano della ragazza. Mi piacerebbe sentire il profumo dell'erba e del grano nei campi e sapere di essere al centro del paese, ma con le città e le autostrade lontanissime e senza che nessuno sappia che noi due siamo lì in cima alla collina, sull'erba, a contemplare la notte. E sarebbe già bello il solo fatto di tenerle la mano. Puoi capire questo? Sai che tenere la mano di qualcuno può essere una cosa importante, una cosa che le tue mani accarezzano pur senza muoversi. Una cosa così la puoi ricordare più di ogni altra. Unicamente tenersi per mano può avere un significato del genere, insuperabile. Io ci credo. Quando tutto è ripetitivo, si perpetua, diventa abitudine. Sono le prime cose che contano, anziché l'ultima. E poi, alla fine, senza parlare, lei e io gireremmo il capo alla luce della luna. E ci guarderemmo l'un l'altra. E rimanere così, su quella collina, tutta la notte. C'è qualcosa di male in questo? Puoi onestamente dire che vi sia qualcosa di male? No, aveva risposto una voce. L'unica cosa di male in una notte come quella che dici tu è che esiste un mondo al quale tu devi tornare. Luce, scende le scale, portano più luce su di me, voglia, tanta è la voglia che non finirà. Perché luce sei te, non dir mai amore, ma una parola più tenera, ma un filo d'erba che sul tuo giardino.